Ed ecco l'occorrente per i nostri bellissimi sottopiatti in finto rattan. Cominciamo subito. Ci occorrerà della carta come questa, carta pacchi. Questa la trovate in rulli da più di 100 metri nei negozi per carrozzieri, quelli che vendono le vernici delle auto per intenderci. E occorrerà anche una colla in stick o della colla vinilica. Pistola per colla a caldo e relative stecche, forbici. Questo è l'unico occorrente. Iniziamo subito. Dal rullo, che io già ho consumato tantissimo e guardate quanto è grande, ricavo un rullo più piccolo ma abbastanza lungo, in modo da poter fare una striscia di carta molto molto lunga. Allora, dal mio rullo originale ricavo a rotolo un po' di carta. Ok, adesso taglio, schiaccio il mio rullo e lo piego a metà. E a metà pratico un taglio, quindi mi serve il quantitativo di carta che ancora le forbici riescano a tagliare. Voilà. Quindi questi mini rulli a loro volta li piego e li taglio a metà. Così avremo tutte delle strisce della stessa larghezza senza aver dovuto prendere nemmeno una misura. Ok, adesso elimino magari la carta se si è rovinata, se ce n'è un pezzetto rovinata, la tolgo e con la colla in stick. Questa è proprio quella che ho preparato io, trovate qui il video. Sporco la carta e unisco i lembi così a creare una lunga striscia unica e arrotolo. E metto da parte così il primo rotolo che è venuto fuori. Adesso prendo gli altri due rotolini e anche qui li unisco tra di loro tramite il lembo libero e poi creo un unico rullo. Dobbiamo creare tre di questi rotolini perché saranno i tre capi della nostra treccia. E adesso, come abbiamo fatto per il cestino, dobbiamo piano piano scegliere il lato, quindi io voglio farli questa carta a un lato più lucido, un lato più satinato, più cartonato. Bene, io prenderò proprio come esterno il lato cartonato. Chiudo leggermente i lembi, quindi, e faccio questo lavoro solamente all'inizio perché poi si chiuderà da sé. Comincio a chiudere la mia carta e a farne una lunga cordicella di carta. Prima semplicemente la schiaccio e la presso, dopo comincerò a girarla un po' disordinatamente su se stessa, creando appunto questa sorta di cordicella di carta che più maneggeremo più morbida diventerà. Una volta ottenuto tre corde lunghe, questa di centro mi è venuta molto più lunga, ma vabbè, cominciamoli ad intrecciare l'uno con l'altro. Uniamo le estremità delle tre fasce di carta, così. Metto a terra le fasce di carta e, lasciandole libere, perché a me viene scomodo fissarle sul piano da lavoro, voi fate come ritenete più opportuno, comincio ad intrecciare una lunga treccia. Mi raccomando, non stringetela troppo, perché siccome poi il lavoro dovrà essere circolare, se le stringiamo troppo poi
l'effetto al lavoro finito è troppo tirato, invece lasciamo un po' di gioco in modo che la carta possa continuare leggermente a muoversi. Dopo aver arrotolato una bella corda, io vi consiglio, se riuscite, di farla tutta con un unico filo di carta lungo, se no fate varie trecce e poi le unite assieme, ma con un lavoro continuativo viene molto più fluido il lavoro. Iniziamo a formare il nostro sottopiatto. La mia treccia è lunga circa 3,5 metri, perché il diametro del mio sottopiatto lo voglio abbastanza largo, voglio che sbordi molto dal piatto. Prendo uno dei due capi e stringo molto, così, a chiudere proprio l'occhiello. Però prima di incollare, nel frattempo ho già messo a scaldare la colla a caldo, tolgo lo scotch carta che tiene il tutto, appiattisco molto e schiaccio l'eccesso di carta, che risulterebbe esteticamente bruttina a vedersi. Via! Con una pistola per colla a caldo, facendo attenzione a non bruciarmi, fisso la cima della carta, così la metto, la faccio raffreddare un attimo e quindi schiaccio per unire i lembi, così. A questo punto la carta non si gira più, possiamo incollarne proprio l'incipit qui, così, facendo una sorta di 0 o di 6, diciamo così, con la carta. Quindi un po' di colla a caldo, non ne occorrerà tanta perché la carta non ha bisogno di un grosso tiraggio, state attenti a non bruciarvi. Adesso continuiamo ad arrotolare la nostra carta in questo modo e nel primo giro facciamo in modo che si agganci proprio qui, dove abbiamo appiccicato la parte piatta di carta, a camuffarla, e stiamo un secondo ad aspettare che si agganci. Da questo momento in poi affianchiamo il lato della nostra treccia e incolliamolo al bordo, così, del lavoro precedentemente fatto. Così partiamo un attimino in aria, diciamo così, e adesso continuiamo il lavoro appoggiati su un piano orizzontale, così che da essere certi che il nostro lavoro venga bello dritto. Non occorre tantissima colla a caldo, occorre tantissima pazienza. Arrivati alla fine, sciolgo il restante capo e faccio in modo che si mimetizzi sotto al piatto della mia creazione, così. Quindi, una volta data la forma, elimino l'eccesso
così, in senso anche un po' obliquo, e faccio in modo di incassarlo nella composizione circolare. Quindi colla a caldo, girando e sperando di non bruciarci, ecco così, chiudiamo. Quindi diamo una bella forma circolare. Una volta finito, dovendolo usare per pranzarci, sicuramente sarà soggetto certe volte alla caduta di un bicchiere d'acqua, specialmente se a versarvelo sarà mio marito Gabriele. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo un attimino impermeabilizzarlo. Per questo ci occorrerà un pochettino di colla vinilica. Quindi prendiamo la colla vinilica, versiamola all'interno di un recipiente. Versiamo la metà di questa quantità in acqua. Io andrò assolutamente ad occhio, perché voglio sì che sia una colletta, ma che sia una colletta che crei un velo di protezione, che arrivi proprio a bagnare la fibra della carta e a impermeabilizzarla. Quindi passiamo su tutto. Questo farà sì che se dovessimo passarci con un panno umido sopra, non arrecheremo danno al nostro sottopiatto. Ogni tanto capiterà che per togliere qualche briciolina, per pulirli appunto, si passi con un pannetto umido, e la Vinavil è proprio quello che ci vuole per creare quel film plastico atossico, perché è sempre una cosa che viene messa a tavola e che fa sì che la funzionalità venga implementata. Farò il passaggio di colla vinilica sia sul fronte che sul retro del manufatto. Alla fine del lavoro farò asciugare per una notte, e dopo una notte di asciugatura eccolo qui il nostro sottopiatto bello e pronto. Ditemi, non è bellissimo, romanticamente country e low cost? Perché su uno magari la convenienza non c'è, ma su 12 sottopiatti sicuramente avrete risparmiato un bel po' di soldini, e poi la grande soddisfazione di portare una tavola imbandita con qualcosa di fatto da noi. Ci vediamo al prossimo video, ciao!